I paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. Radio Donna 1979, per non dimenticare, buonasera dal Museo Archeologico Savini di Teramo, speciale WISP in collaborazione con la Lega Danza WISP, questa sera da Teramo per parlare di danza, di ballo, di arte in generale, per fare un omaggio a tutte le donne nella giornata dell'8 marzo. E siamo con Elisa Concetto, presidente della Lega Danza WISP, in questa occasione Deus Ex Machina di questa manifestazione Radio Donna 1979. Che cos'è questa manifestazione e cosa vedremo, Elisa, in questo speciale WISP di questa sera? Allora, in occasione della giornata della donna, proprio qui a Teramo, presso la Sala San Carlo del Museo Civico di Teramo, grazie anche al grandissimo aiuto dell'assessore Campana, abbiamo realizzato un evento dove la musica e la danza sono protagoniste. Vedremo la scuola di Mara Recinelli di Giulianova, vedremo anche Ilaria De Santis associata a WISP di Rieti, ed è una manifestazione che ha lo scopo di ricordare un evento che c'è stato nel 1979, un rogo presso una radio fondata da 5 donne che furono arse vive e alle quali spararono mitragliandole. Le signore saranno, 2 superstiti saranno ospiti di questo evento, e vuole essere un modo, attraverso la musica e la danza, un modo per commemorare questo giorno in maniera importante e dare a questa giornata il giusto valore. Siamo con il padrone di casa, è il caso di dire, perché siamo nel Museo Comunale Archeologico Savini di Teramo con l'assessore allo sport e ai grandi eventi Guido Campana. Assessore, uno spettacolo importante, una serata importante per non dimenticare. Sì, hai detto bene, una sala importante dove il Comune di Teramo ci tiene tanto a questa sala, dove vengono veramente effettuati diversi appuntamenti importanti, e devo ringraziare la WISP, devo ringraziare Elisa, devo ringraziare coloro che insieme ci alliteranno questa serata, devo ringraziare anche l'Università che farà vedere un video molto importante sulle donne. Beh, oggi è una giornata particolare per la donna, quindi credo che sia così importante per Teramo anche vivere una giornata particolare per la nostra città. Mara Recinelli, Scuola Danza Etoile di Giulianova, protagonista questa sera, Mara, con la tua scuola in questo spettacolo. Cosa farete? Tra l'altro voi siete anche affiliati WISP, dunque un doppio merito. Sì, certo, siamo proprio contente di partecipare a questa manifestazione, collaboriamo proprio vivamente in questa giornata, e le mie ragazze e le mie allieve si sono impegnate nel collegarsi, diciamo, in questo modo, in questa giornata, insieme alla soprano, quindi con delle nostre coreografie a tema. Cosa farete? Faremo dei pezzi di classico e di contemporaneo. Siamo con un'altra protagonista, una ballerina, come potete vedere anche dal costume, Ilaria De Santis, viene da Rieti, tra l'altro affiliata a WISP. Ilaria, questa sera in veste di ballerina cosa farai? Allora, danzerò su delle aree di Puccini che verranno interpretate dalla soprano Silvia Costanzi. Io vengo da Rieti, sono affiliata appunto a WISP, una scuola di danza. Danzerò su queste aree facendo dei pezzi di danza contemporanea, dei pezzi sia preparati sia di improvvisazione. Tra l'altro con una musica importante di Puccini, insomma, è tutto un programma. È tutto un programma. E siamo qui in compagnia della signora Yvonne Scholzen, che viene direttamente dall'Olanda.
Ed è una giornalista che ha seguito la vicenda di Radio Donna della signora Anna Attura, della signora Rosetta Padula, sin da quando è iniziata nel 1979, creando anche tante cose a favore per ricordare questo evento. Ce ne vuole parlare? Sì, bisogna dire che erano in cinque, per cominciare erano cinque donne. E io in parte quello che ho fatto un film, che è un film sulla storia della donna italiana, infatti si chiama Donna, e in cui in parte c'è proprio la loro storia. Quello che io ho fatto è che circa un anno dopo l'attentato, quando io ho sentito che sommato tutto in Italia c'era disinteresse per la loro storia, invece in Olanda, tra le donne olandesi, c'era un gran senso di solidarietà. Allora ho pensato, porto queste cinque mie amiche italiane in Olanda proprio per fargli sentire questo calore, sì. Ci voleva, perché allora parliamo del 79 ed era brutto in Italia, guarda, c'era un clima proprio di tensione, di mancanza di solidarietà anche verso di loro. E siamo qui in compagnia delle due vere protagoniste di questo evento WISP che abbiamo organizzato qui a Teramo, ovvero la signora Anna Attura e la signora Rosetta Padula. Io vorrei sentire dalle loro voci come si sentono oggi e che cosa pensano di questa manifestazione per ricordare Radio Donna. A noi è la prima volta che capita una cosa così bella, che si ricordano di Radio Donna, perché sono 33 anni che è successo questo brutto fatto e perciò siamo felicissime per questo. Come siamo noi oggi? Stiamo così, io con una gamba zoppa, tanti problemi di salute, però insomma ci sono felice perché ci sono. Bene, la signora Rosetta che cosa si sente di dire oggi? Io veramente sono molto emozionata e molto contenta, perché come giustamente diceva Anna, ci hanno invitato sempre a manifestazione per la festa della donna, che io ritengo sbagliato la festa della donna, perché le donne non è che possono festeggiare una volta l'anno, un giorno l'anno, ci siamo tutti gli anni, tutti i giorni, tutto. Per cui è importante che si parla non tanto di noi, quando la lotta delle donne, quello che le donne fanno giornalmente, abitualmente per andare avanti, per mandare la famiglia, i figli, per cui non è solo oggi la festa della donna. Tutto il resto, questa è stata un'esperienza bruttissima, eravamo giovani, insomma io avevo 35 anni, lei 38, per cui eravamo, diciamo che ci dovevamo ancora cominciare a fare delle cose, e vabbè, ci è stato tarpato le ali, ci hanno avuto così, però come giustamente dice Anna, ci siamo, in un modo o nell'altro ci siamo, e cerchiamo di fare nel nostro piccolo quello che possiamo, insomma. Le nostre idee sono rimaste sempre quelle, non sono cambiate. Certo, io non posso far altro che ringraziarle veramente di cuore di questa loro presenza, che è una testimonianza importantissima. Grazie. Radio Città Futura 97.700. Buongiorno a tutte le compagne in ascolto. Noi siamo il collettivo delle casalinghe di Radio Donna. Oggi è martedì 9 gennaio ed è la prima trasmissione del 1979. In studio siamo in cinque oggi. C'è Nunni, Gabriella, Linda, Rosetta e Anna. A proposito di Rosetta, oggi Rosetta sta al mixer perché abbiamo mandato via Paolo. Bene. Noi gestiamo tutto, anche tecnicamente. Però guardate, c'è un problema, c'è un problema perché il telefono è isolato. Come mai? Ma noi non sappiamo cosa è successo. Fino a 5 minuti fa che funzionava. Ma forse chiediamo. Sì, le compagne da casa telefonano la SIP, così ci dicono. Infatti c'è un problema. Però intanto andiamo avanti, perché oggi parleremo di contraccezione. Ieri al governo vecchio c'è stata una grossa assemblea. Scusate un momento, cosa succede? Non lo sta dicendo Rosetta. Cioè Rosetta gli ha detto che si apre, non lo so. Rosetta dice che stanno salendo gli uomini incappucciati. Ma che cazzo! Thank you.
E grazie alle immagini e alle riprese del collega Roberto Scaricaciottoli abbiamo seguito insieme questa splendida serata dedicata alle donne, Radio Donna 1979 dal Museo Archeologico Savini di Teramo. Appuntamento ai prossimi speciali WISP. Everything that goes.